cittadella regionale di Catanzaro nell'ambito del convegno Alimentazione, Ambiente e Solidarietà per uno sviluppo sostenibile, organizzato dalle associazioni Etica e Salute e Adesso Catanzaro, Idee per la Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza a personalità e soggetti istituzionali che si sono particolarmente distinti in attività inerenti alla tematica dell'incontro. Non a caso a ricevere il riconoscimento sono stati gli stessi relatori, i quali non hanno mancato di esprimere positività, criticità e prospettive di respiro regionale, nazionale e comunitario. A ricevere il riconoscimento Silvio Borrello, direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti, Ministero della Salute, Giovanni Bisogni, presidente della CDA dell'UNIT, Università Internazionale di Roma, ammiraglio Vincenzo Melone, comandante generale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, assente per motivi istituzionali. A ritirare il riconoscimento in sua vece, Andrea Agostinelli, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata. L'Associazione Pediatri in Movimento, l'Arcivescovo di Catanzaro Squillaci, Vincenzo Bertolone, assente per motivi istituzionali, il Sindaco di Setriano, Michele Drossi, il Presidente della Regione Calabria, Mario Olivero. Così come ho fatto in altre interviste, penso di poter dire che abbiamo seguito un incontro, un convegno davvero appassionante. Per gli stessi interventi dei relatori, gli stessi premiati. È vero, è stato un convegno molto interessante, soprattutto sono stati appunto i due relatori, anche perché sono personalità di un certo livello, sia il dottor Bisogni che il dottore Borrello, uno presidente dell'Università Internazionale di Roma con un grandissimo curriculum, è stato consigliere ONU, lo stesso direttore generale Borrello, un uomo veramente, veramente in gamba. Sono state trattate tematiche di assoluta attualità, dall'alimentazione alla solidarietà, e la solidarietà non poteva essere diversamente ricaduta sull'immigrazione. Però abbiamo riconosciuto anche il valore dell'uomo che si scopre quando lo vuole, quando lo desidera, quando ama il prossimo evidentemente, si scopre eroe nell'affrontare il dramma appunto di quanti giungono lungo le coste siciliane, calabresi, e adesso purtroppo sempre di più sta riguardando anche la Grecia. Sì, è vero, è vero. Questo è un tema chiaramente molto molto sentito, e noi questa sera appunto tra le altre cose abbiamo premiato Pediatri in Movimento, che sono effettivamente un'associazione che ha dato moltissimo per quanto riguarda gli sbarchi degli immigrati, e anche abbiamo premiato il comandante Meloni che purtroppo per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per motivi istituzionali era fuori Italia, e ha mandato il direttore marittimo del porto di Reggio Calabria, ci ha ricordato il lavoro che la Guardia Costiera sta facendo in questi giorni, e infatti lui già ci diceva che domani mattina appunto la Guardia Costiera di Reggio Calabria va a assistere una nave che sta per sbarcare 900 immigrati. Certo, dovremmo menzionare un po' tutti, no? Poi abbiamo conosciuto anche gli esponenti, diciamo così, gli operatori di Pediatri in Movimento, no? No, un'altra parte di umanità che si prodiga per il prossimo. Si è parlato dell'alimentazione, no? Della sofisticazione, del falso Made in Italy, l'ambiente, un'altra tematica di straordinaria importanza. Si è parlato con toni critici rispetto ad un'Unione Europea che non sta rispondendo e sta sempre venendo di più meno a quelli che erano gli ideali dei suoi padri fondatori, però allo stesso tempo è stato lanciato e qui ribadito l'appello del Papa a costruire ponti e non muri. Misericordia nell'aiuto alla prossima in difficoltà. Sì, infatti i temi che noi abbiamo trattato questa sera, appunto alimentazione, ambiente e solidarietà, non sono affatto distanti tra di loro, ma si compenetrano uno con l'altro. In modo particolare alimentazione e ambiente, appunto il cibo sano e l'ambiente salubre, che sono fattori notevoli per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. La solidarietà chiaramente rientra anche in questo quadro, la solidarietà appunto che noi questa sera abbiamo voluto premiare,
è quella che riguarda soprattutto gli operatori che operano nel mondo dell'immigrazione, ma dobbiamo anche ricordare altre situazioni di drammaticità che appunto si vive in Italia e in Europa e nel mondo intero. In effetti l'Europa, diciamo, che non sta facendo la sua parte come la dovrebbe fare. I padri costituenti probabilmente immaginavano un'altra Europa e non un'Europa germanocentrica in cui la Merkel sostanzialmente sta dettando legge. Tra i premiati questa sera avremmo dovuto incontrare anche l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, e nel suo messaggio ha parlato appunto di misericordia, ma non è che magari quella Europa unita, quella UE, che ha rifiutato di menzionare le radici cristiane, dovrà ripartire da lì, magari fare qualche passo indietro per farne molti avanti? Sì, in effetti è così. A noi ci è dispiaciuto che stasera Monsignor Bertolone non poteva essere con noi, ha mandato appunto Don Concolino, quindi ci ha voluto mandare un messaggio appunto di fraternità, di serenità ed in effetti di un'Europa completamente diversa da quella in cui si stanno muovendo i paesi europei. Come vedete, il presidente di adesso Catanzaro, Idee per la Calabria, è di poche parole, mi lascia tanto spazio, io non lo rifiuto mai, come ben sapranno i nostri telespettatori, però gli ho voluto proprio fare i miei complimenti personali per quanto riguarda la tematica di questo convegno e soprattutto direi le argomentazioni che ci hanno avvinto un po' tutti. Adesso Catanzaro, ovviamente l'incontro è stato organizzato insieme all'Associazione Etica e Salute, noi abbiamo incontrato il suo presidente, e quel carattere politico-culturale, no? Che si prefigge l'associazione, penso che questa sera abbia avuto la sua piena forza, la sua piena praticità. Sì, diciamo che questa sera l'aspetto culturale forse ha sopravanzato quello politico, però noi non è che facciamo politica dal punto di vista partitico, la politica non è sbagliata, quindi questa sera c'è stata, diciamo, appunto questa iniziativa che soprattutto dal punto di vista culturale ha voluto affrontare le tematiche che sono state dette precedentemente. Beh, mi corre l'obbligo anche di ringraziare RTC che sono sempre vicini a noi. A mio parere delle riflessioni che ancora non sono a portata di mano. Presidente, penso di poter dire che questo incontro sia stato di estremo interesse, c'è stata la critica ma con anche un certo dialogo costruttivo. Una discussione di respiro europeo, in senso comunitario, nazionale e anche regionale. È stato un incontro, un appuntamento importante perché ha consentito di fare una riflessione, un confronto a più voci sulla attuale fase che noi stiamo vivendo. Naturalmente non poteva che essere inserita questa riflessione nel contesto europeo e globale. È stata un'occasione per arricchire appunto attraverso questa riflessione la conoscenza, approfondire problematiche importanti in relazione alle questioni ambientali, dello sviluppo sostenibile e della opportunità di creazione di lavoro utilizzando le risorse appunto comunitarie. Io credo che iniziative come queste contribuiscono a fare crescere la consapevolezza e la conoscenza delle problematiche che sono fondamentali per costruire il futuro. Presidente, lei non è mancato anche di criticare, così tra virgolette, quell'Unione Europea che manca di certe regole e, se vogliamo dirla tutta, ha uno sguardo un po' lontano rispetto a determinati stati. Ha voluto riportare anche
le parole espresse da Papa Francesco, costruire ponti e non muri. E lo stesso Papa Francesco oggi, mentre riceveva quel premio, il premio Carlo Magno, diceva ci sono 28 stati disorganizzati. Insomma, questa Europa sta venendo sempre di più meno alle idee dei suoi padri fondatori. Ma è andato al cuore, Papa Francesco, è andato al cuore dei problemi che vive l'Europa in questo momento. L'Europa che noi conosciamo oggi non è quella che è stata immaginata quando i padri fondatori ne hanno gettato le fondamenta. Non è l'Europa sociale, l'Europa appunto che ricolloca i suoi valori, quelli della tolleranza, della civiltà giuridica, dei diritti nel contesto globale. È un'Europa nella quale crescono gli egoismi, nella quale riemergono come rigurgiti tentativi di elevare, di ergere e di costruire muri. Noi abbiamo bisogno invece di una profonda correzione di questo percorso, perché questo percorso porterà alla disintegrazione dell'Europa, non alla costruzione dell'Europa. Abbiamo bisogno di costruire ponti e non muri, ha ragione e sono molto d'accordo con questo messaggio del Pontefice. Noi abbiamo bisogno di regole perché le peculiarità, le diversità possano esprimersi a partire da una loro tutela, e anche nei mercati abbiamo bisogno di regole perché le peculiarità, la qualità delle produzioni agroalimentari per esempio sia tutelata e non devastata da la mancanza di regole, da una competizione selvaggia, da una competizione che mette sullo stesso scaffale prodotti che sono frutto di alterazioni alimentari, di sofisticazioni alimentari, di uso di antiparassitari, di veleni, e prodotti invece che sono prodotti di qualità che attraverso i modi di lavorare che tendono a salvaguardare le qualità e le caratteristiche biologiche appunto vengono devastati da altre produzioni. La qualità e la salubrità delle produzioni deve essere salvaguardata attraverso regole appunto. Penso alle nostre produzioni, l'olio calabrese, l'olio italiano non può essere appunto messo sullo stesso scaffale come Made in Italy con oli che vengono importati e che sono appunto capaci di imporre e di imporsi a prezzi stracciati perché i fattori di produzione lo consentono. Presidente, però visto che ha toccato proprio il comparto olivicolo, alcuni mesi fa è stato sottoscritto un documento attraverso il quale la Tunisia può portare in Italia 35.000 tonnellate di olio d'oliva, quello tanto per andare incontro a quelle che sono alcune operazioni di questa Unione Europea che forse guarda lontano. Proprio a questo mi riferisco, non si tratta di pensare di poter chiudere i mercati, di poter chiudere le frontiere, però ecco, sui mercati è necessario che il consumatore abbia la possibilità di individuare, di scegliere attraverso la tracciabilità, le etichettature, attraverso appunto la possibilità di scegliere tra un prodotto che ha una determinata qualità perché è etichettato e garantito e un prodotto che ha altre caratteristiche e appunto perché è proveniente da realtà delle quali non si conosce appunto e non sono garantite queste qualità. Quindi sono necessarie regole, questo vale per l'agroalimentare ma vale più in generale appunto per le nostre produzioni, per fare in modo che i territori possano esprimere le loro diversità come fattori di ricchezza e non di depressione. Presidente, concludo solo perché davvero questo incontro è stato interessante per tutti gli aspetti che ha tracciato, insomma il tema, no? Perché si è parlato anche di solidarietà e va da sé che è stato toccato anche il tema drammatico dell'immigrazione.
Ad ogni modo, al di là di tanti problemi che ha la Calabria, non ha sicuramente quello dell'accoglienza. Ma è stato trattato anche il fenomeno dell'immigrazione, perché con l'immigrazione, con questo fenomeno, bisogna fare i conti. La nostra regione è una regione di primo approdo ed è una regione che anche e soprattutto rispetto a questa problematica ha avuto ed ha quotidianamente la capacità di esprimere la sua generosità, la sua capacità di accogliere. Anche qui Papa Francesco oggi ha richiamato questo tema quando ha affermato che non si tratta di elevare muri, ma si tratta di costruire ponti, perché noi viviamo una fase della storia del mondo che è caratterizzata da esodi biblici che sempre di più si imporranno nei prossimi anni. Nel mondo globale, nel mondo della conoscenza e delle relazioni che si affermano attraverso la rete, che in tempo reale consentono a qualsiasi essere umano, da qualsiasi angolo della terra, di conoscere cosa avviene in altre realtà, in altri spazi, si è svegliata una nuova consapevolezza, una nuova coscienza, sono accese luci nuove che naturalmente stanno alla base di questi fenomeni. Se da una parte del mondo che è stremata dalle guerre, dalla fame, milioni di uomini si mettono in cammino per raggiungere altre mete, altre realtà, per cercare appunto il benessere, questi fenomeni non si governano alzando muri, questi fenomeni si governano affrontando alla radice le questioni, mettendo questa parte del mondo nelle condizioni di poter vivere con dignità la vita, di consentire a milioni di uomini e di donne di poter vivere con dignità la loro vita. Quindi credo che con questi fenomeni bisognerà fare i conti e bisognerà farli in termini sostanziali, non in termini di alimentazione di paure. Le paure vengono alimentate proprio artatamente, pensando di fare della paura la corazza della conservazione di privilegi e dello status appunto che si è determinato in altre aree del mondo. Io credo che è suicida pensare appunto di ergere muri e soprattutto di non affrontare con grande lucidità e con grande consapevolezza questi fenomeni. Il concetto di sviluppo, sostenibilità e solidarietà. Sono tre termini impegnativi che sono messi insieme in questo intervento. Lei ha esordito nel suo intervento appassionato, e l'ho sentita anche particolarmente arrabbiato, dicendo l'illusione europea sta per tramontare. Però sì. Ne ha spiegato anche i motivi, direi. Perché sta diventando sempre più un'Europa degli egoismi. Egoismi dei rapporti economici, egoismi dei mercati, egoismi della incapacità di progettare un futuro basato su valori di solidarietà sociale. Guardi, lei ha espresso questa critica ferma, decisa. Questa Europa davvero sta per tramontare? È davvero solo colpa di alcuni stati? Oppure anche un po' nostra è la colpa? La colpa perché alcune volte è come se è della nostra incapacità di indignarci. Perché dalla indignazione, soprattutto dalla indignazione delle giovani generazioni, può nascere un movimento proiettato al futuro, di rivolta e di riscoperta di valori. Senta, ma se, lei dovesse... se noi non trasmettiamo ai giovani la voglia, il desiderio e la spinta a progettare un futuro diverso e migliore, l'Europa decadrà sempre di più. Questo è inevitabile. Perché... E come si riesce a trasmettere elementi del genere ai giovani? Ai giovani, insegnandogli a interpretare i segnali deboli, ad avere i valori di riferimento, a far sì che
la progettazione della loro vita non sia una vita esclusivamente orientata al benessere sociale, a quello che domani avrò in termini di griff o di vestito firmato, ma anche nella riscoperta dei valori fondamentali che poi sono i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della vicinanza ai diseredati, ma in maniera più consapevole e meno assistenzialista. C'è un po' un colpetto che si dà allo stesso meridione, no? Dal suo punto di vista per quanto riguarda l'assistenzialismo, anche se di per sé se ne potrebbe discutere, però le argomentazioni trattate nell'ambito di questo convegno sono state davvero numerose e intense. Senta, lo stesso Papa Francesco più volte è stato menzionato negli interventi, ha detto i 28 stati dell'Unione Europea sono disorganizzati, cioè in realtà non riescono ad affrontare alcuna tematica bene, dall'immigrazione all'economia, all'occupazione. Lo stesso difesa, Presidente, la difesa, insomma, nulla di nuovo sotto il sole. Papa Francesco ha utilizzato un termine, bisogna sostituire all'economia liquida l'economia sociale, e nel concetto di economia liquida intendeva l'economia fatta dalla finanza, dei movimenti di capitale, della mancata vicinanza ai processi produttivi reali e alle esigenze di crescita dei paesi, dello sviluppo e delle persone. Il futuro è questo. Se saremo ancora in grado a indignarci e a garantire una costruzione migliore, forse potremmo essere gli epigoni dei padri di questa Europa, degli Adenauer, degli Schumann, degli Altiero Spinelli, altrimenti ci sarà la crisi di decadenza in cui magari le prossime generazioni vivranno in un'Europa che non avrà nemmeno lo stesso livello di benessere e di welfare di cui adesso io e lei godiamo in questo momento. Concludo dicendo, la Calabria in tutto questo è così piccola? La Calabria in tutto questo è piccola e grande allo stesso tempo. È grande perché ha delle capacità non sfruttate in termini di valorizzazione del territorio, di protezione dell'ambiente, di filiera enogastronomica, di turismo, di volontà, di creatività dei giovani, a tante cose che possono essere messe a fattor comune in termini di sviluppo. E si tratta di comprendere tutto questo quanto potrà essere, non dico diretto, perché un altro errore che si fa è quello di ribaltare sui politici di turno il mancato sviluppo è troppo facile. Il mancato sviluppo di una regione è la sommatoria di tanti fattori, che possono essere l'incapacità dei politici, può essere. I problemi economici, l'attrattività degli investimenti, la conduzione, ma anche la mentalità dei giovani, la mentalità assistenzialista, la mentalità che dice sì, però io faccio questa cosa, ma preferisco perdere il mio tempo per, come ho detto prima, per lisciare il pelo al politico potente di turno piuttosto che migliorare la mia qualificazione. Loro, E che bisogna andare controcorrente, recuperare e far sì anche che nei giovani si instilli soprattutto la consapevolezza del proprio essere e del fatto che conoscenza significa cultura, significa libertà, significa capacità di giudizio. Partecipazione e anche costruzione del futuro. Vede l'operatrice che sta lì, è una persona giovane che si è messa a lavorare e che adesso fa un lavoro creativo. Ha molta pazienza anche con me. Ha molta pazienza pure con me. E che fa un lavoro concreto. Quindi io dicevo pure la riscoperta dell'homo faber, cioè dell'uomo che non soltanto lavora con la testa, ma è in grado anche di lavorare con le mani e con Dobbiamo la creatività manuale. Fare qualche passo indietro, ci siamo sbagliati un po' in tante cose. Faccio l'ultimo esempio che ho fatto, è quello di si immagini di essere con una borsa piena di dollari o di euro su un'isola deserta, che ci fa? Solidale verso un mondo di pace, un premio, quindi un'occasione per ribadire con forza il rispetto dei diritti umani, il dovere dell'accoglienza, invece solo l'entrata in un girone infernale. Abbiamo parlato nell'ambito di questo convegno ovviamente della tematica, della drammatica tematica dell'immigrazione. Spesso noi riportiamo gli onori della cronaca, i morti, che purtroppo registriamo sistematicamente. Poi parliamo anche dei bambini che giungono sulle nostre coste non accompagnati, e i bambini ovviamente hanno anche bisogno di cure.
quanto è complesso, delicato il fenomeno dell'immigrazione. In questo convegno è stata anche premiata un'associazione, Pediatri in Movimento. Siamo con il dottor Raiola, noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di ritrovarlo ai nostri microfoni nel corso degli anni. Io non ero a conoscenza di questo movimento, dottor Raiola. Sono felice e allo stesso tempo sono consapevole del fatto che in Calabria ci sono davvero le eccellenze, che se ne dica. Abbiamo tanti problemi, ma anche i valori che continuano ad essere forti, come in questo caso. Beh, devo dire che questo movimento nasce da questo connubio fra Calabria e Sicilia, quindi fra l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, ma anche colleghi di altre aziende ospedaliere, ma diciamo che colui che poi realmente ha buttato il seme, che poi è germogliato, è stato il dottore Giuseppe Gullotta, che è il presidente nazionale della Confederazione Italiana Medici Pediatri, la CIPE, e inoltre anche presidente della Fondazione Pediatria e Famiglia. Come è nato tutto questo? Nasce da un accordo che il dottore Gullotta aveva sottoscritto con la Capitaneria di Porto, questo per garantire l'assistenza ai piccoli migranti direttamente sulle motovedette della Capitaneria di Porto in mare Egeo. Poi, come si è detto, è difficile riuscire ad esprimere un parere positivo su quell'accordo che è stato stipulato fra l'Europa e la Turchia. Dicevo, in seguito a questo, in seguito a quella fiume di soldi che sono stati erogati alla Turchia, che cosa si è verificato? Un blocco. Quindi questo blocco navale che ha messo in campo la Turchia, che quindi ha fatto sì, ha imposto, diciamo, nuove rotte ai migranti. E quindi ecco quello che oggi si sta verificando sulle nostre coste, sulle coste calabre e ancora una volta in Lampedusa e in Grecia, quindi la rotta balcanica che sta mettendo in grave crisi e quindi il sistema messo dalla Grecia, quindi una nazione con delle risorse economiche sappiamo assolutamente inesistenti. E allora che cosa si verifica? Si verifica che viene richiesto il nostro intervento in queste zone dove c'è il maggiore afflusso di migranti. E quindi Lampedusa, probabilmente anche interverremo in Reggio Calabria, a Crotone, ma soprattutto l'emergenza è lì a Idomeni, quindi Atene, dove sappiamo che la situazione economica attuale fa sì che ci sia necessità di un intervento da parte di quelle associazioni che poi possono garantire l'assistenza. Quindi dicevo, nasce la necessità di questo movimento che è appunto Pediatri in Movimento. È diverso, cioè noi molto spesso non possiamo capire quale sia il dramma che queste popolazioni, parliamo di uomini, purtroppo noi molto spesso non avvertiamo la drammaticità di questo fenomeno, in quanto è tutto virtuale. Sulla rete o in televisione, ma quando tu hai la possibilità di incrociare gli sguardi di quest'uomo, di abbracciare la sofferenza, e la emozione è differente, lì capisci la realtà. Dottor Raiola, le posso fare un po' un piccolo esempio su quale ho riflettuto personalmente. Ricorderanno tutti Alan Kurdi, quel bambino con la magliettina rossa, certo, ritrovato senza vita lungo una costa. Non è diventata quell'immagine un'icona, no? Di quelle icone che riescono a sconvolgere le coscienze. Poi l'abbiamo un po' tutti dimenticato, e
questo ci fa un po' pensare che magari l'indifferenza sia il peggior nemico anche rispetto ai drammi umanitari, perché di dramma umanitario si tratta. Certo, e appunto quell'immagine è stata un'immagine che ha colpito tantissimo, ma è stato fugace perché purtroppo era un'immagine che viene quasi vissuta come non reale, come un film. E non lo so, forse se uno ha la fortuna, come l'abbiamo avuto noi, di toccare con mano, di palpare quella che è la sofferenza di queste popolazioni, allora sicuramente è difficile che tu possa dimenticare o credere che quella sia solo un'immagine. Questo è il motivo per il quale chi opera come voi con i valori umani, semplicemente i valori umani, i sentimenti, no? Lei parlava di rabbia e commozione, no? Nel suo intervento. Io parlavo con il dottor Raiola perché ovviamente abbiamo una conoscenza diretta, però è un po', diciamo, che è stato colui che ha prestato poi servizio sulle motovedette. Quindi la sua è una testimonianza molto importante. Assolutamente. Lui andava, per il quale io in genere faccio sempre le interviste in modo individuale, dottore, però volevo che ci fosse una presentazione degna. Culotta, diciamo. È stato uno di quei medici che andava a prendere i migranti. Pensate un po', siamo più là. Senta, qualcuno diceva tra i premiati un'Europa che quegli ideali che stanno per tramontare, quel disegno dell'Europa che sta per tramontare. Allora mi ascolti, fino a quando l'uomo avrà un organo vitale che si chiamerà cuore, non potrà far finta di vedere questa cosa. Fino a quando un uomo riuscirà a guardare un bambino negli occhi o abbracciarlo come ha fatto Giuseppe Raiola a Lampedusa o come abbiamo fatto noi dalle motovedette tirando a bordo questi bambini infreddoliti, spaventati, piangenti, le posso garantire che io potrei stare un giorno a parlare, lei un giorno ad ascoltarmi, non che lei non capisca, ma che io non riesca a spiegare, ma sono cose che vanno vissuti in loco direttamente. Una cosa è la teoria, tornando a quel discorso di quell'immagine di quel bambino a cui lei ha fatto riferimento, le sembrerà molto strano, ma fu quell'immagine che mi ha fatto alzare dal mio ambulatorio, dalla mia sedia, a dire: ma che ci sto a fare qua? Allora a questo punto ho deciso, insieme ad altri amici, insieme a Giuseppe Raiola, che ha avuto la fortuna di accogliere il mio seme, lo ha fatto crescere splendidamente bene, a questo punto delle cose noi siamo riusciti, tra virgolette, a smuovere molti colleghi, non solo calabresi ma di tutta Italia, a riuscire a darci una mano. La Calabria è la regione che subito si è messa a disposizione, e ripeto, noi siamo tornati poi da Samos per l'accordo con la Turchia e subito siamo andati a Lampedusa grazie a Giuseppe Raiola, che ha fatto questo splendido lavoro e che ha fatto questo lavoro di equip mettendo a disposizione, ma questo lo dobbiamo anche al presidente della regione Calabria, che ha fatto veramente, si è messo a disposizione con grande cuore e grande umanità, e insieme a loro le aziende ospedaliere e le ASL della Calabria. Quindi il grande aiuto che noi abbiamo avuto l'abbiamo avuto proprio dalla regione Calabria e proprio dal presidente, che ci ha dato questa mano in questo senso. E quindi credo che questo tipo di solidarietà, mi creda, ha un senso, ha una logica, perché vedere un bambino piangere o peggio ancora accoglierlo già morto, mi creda, è un dramma che a cui nessuno di noi si potrà mai abituare, e non c'è Europa o mondo che tenga. Siamo forse tutti chiamati, no? Ad intervenire, ognuno nel proprio ruolo, però più volte è stato menzionato Papa Francesco, no? Questo convegno, per forza di cose, anche perché è una figura molto forte e sa parlare si fa ascoltare. In questo caso mi veniva in mente che magari si ha bisogno, tanto per rimanere in una dimensione evangelica, di uomini di buona volontà, il cuore al centro, come le diceva, ma occorre poi anche mettersi in gioco ed esporci. Perché alcune volte magari siamo misericordiosi nella teoria e poi in pratica dimentichiamo, ci è più facile dimenticare, no? Io le posso dire, una lezione l'ha data a me Papa Francesco, mi trovavo
un episodio personale, mi trovavo lì all'Angelus praticamente domenicale del Papa e il Papa decise di distribuire gratuitamente a tutta la piazza un opuscoletto in cui c'erano i canoni essenziali della Chiesa Cattolica e fin lì sono cose che si fanno. Cosa stupenda invece che fece al centro chiudere una specie di recinto, all'interno fece mettere i clochard, li fece praticamente sistemare in maniera pulita e ci disse: ora questi opuscoletti ve li dividono loro e siccome tutti i giorni non li guardate in faccia, oggi li dovete andare a guardare in faccia. Io quell'opuscolo ne ho presi due, li tengo nel mio cuore per la lezione di cui uno schiaffo da un lato e uno schiaffo dall'altro quel giorno Papa Francesco mi ha dato. E questo mi credo è stato uno degli stimoli che mi ha consentito poi di dire: guardiamo in faccia questi bambini che soffrono. Solo in un periodo di riferimento del quale posso testimoniare, di 15 mesi in Calabria, a Reggio, a Vibo, a Crotone, delle associazioni, del volontariato, non parlo delle prefetture evidentemente, non parlo delle altre forze dell'ordine evidentemente. Mi piace che ci fa onore la cosa siciliana e che avvengono evidentemente sulle coste ioniche calabresi 11.000 migranti salvati dalle motovedette della Guardia Costiera e anche talvolta dalla Guardia di Finanza nell'ultimo periodo. Avrete avuto modo di constatare quanto la tematica di questo convegno sia assolutamente attuale, infatti le personalità premiate rientrano a pieno titolo, insomma anche nelle stesse premiazioni. In questo caso siamo con il direttore marittimo di Calabria e Basilicata Tirrenica, il capitano di vascello Andrea Agostinelli. Quando si parla di ambiente, quando si parla di solidarietà, in particolar modo il mare, cosa ci sta offrendo in questo momento relativamente agli immigrati, ma non solo, anche per quanto concerne ovviamente l'ambiente? Ma guarda, innanzitutto il riconoscimento che è stato dato oggi alla Guardia Costiera è un riconoscimento al nostro comandante generale, io ritiro in suo nome questo riconoscimento. Parliamo di ambiente, parliamo di solidarietà in mare, sono dei filoni di attività principali della Guardia Costiera che è impegnata a mantenere pulito questo mare splendido che avete, che sarà la risorsa del terzo millennio della Calabria, almeno è il mio pronostico ed è il mio augurio per questa regione. Poi parliamo anche di solidarietà in mare. Guardi, le posso dire, domani arriva una nave nel porto di Reggio Calabria con 900 migranti e questo è un salvataggio cosiddetto soft. Le nostre motovedette escono in mare tutte le settimane per salvare a distanze impossibili dalla costa barconi fatiscenti, barche a vela, qualsiasi mezzo nautico venga utilizzato da questi migranti. Ne abbiamo tratti in salvo 11.000 nell'ultimo anno e mi creda, con una professionalità e con una umanità che fa onore ai miei equipaggi. Personalmente noi vediamo quando soccorrete nei diversi ambiti, certo, certo. E poi siete silenziosissimi. E allora dico, c'è una politica che magari è contraria all'immigrazione, ad un certo modo di fare accoglienza, però poi loro sono le persone che offrono la propria piena disponibilità al di là di quello che è lo stesso ruolo. Dico questo perché ho sottolineato in apertura questa nostra intervista il carattere solidaristico, insomma, certo, no, della categoria. Certo, lei deve sapere che c'è una legge non scritta per chi va per mare, che è quello di salvare chi è in difficoltà, e questa legge poi è diventato il DNA della Guardia Costiera, italiana, che fa questo, ripeto, con grandissima attenzione, con grandissima professionalità, perché le assicuro che a volte i salvataggi d'inverno, di notte, hanno dei margini di difficoltà molto molto importanti, e con quel senso di attenzione e di umanità per il bisognoso e per il derelitto che veramente mi rende orgoglioso dei miei equipaggi. Tra i premiati anche il comune di Satriano, guidato ovviamente dal sindaco Drosi, a motivo di una tematica, quella sicuramente dell'immigrazione, ma perché lì esiste un centro di accoglienza degli immigrati. Questo è il motivo per il quale, insomma, le personalità che oggi sono state premiate rappresentano i valori dell'uomo, semplicemente.
Sì, assolutamente, valori non declamati così come spesso avviene, ma valori praticati, nel senso che il riconoscimento va al di là della mia persona, alla mia comunità che si è resa protagonista di un progetto di accoglienza appunto di rifugiati e migranti che hanno trovato ospitalità a Satriano, scappando appunto da zone di guerra, di miseria e di fame, e che hanno sviluppato, grazie al tratto della solidarietà, un percorso di integrazione che è arrivato, diciamo, ad un punto molto avanzato, perché lo stesso Ministero dell'Interno qualche mese fa ha mandato degli ispettori che hanno dichiarato, diciamo, questo progetto, diciamo, e questa esperienza un'esperienza di eccellenza dal punto di vista appunto dell'integrazione. È un processo che si sta ampliando, che si sta allargando e che insomma sta trovando un riscontro molto positivo, e quindi noi siamo soddisfatti e lavoreremo ancora di più perché questo elemento, diciamo, della solidarietà e dell'accoglienza che ha sempre distinto il popolo meridionale e calabrese in particolare, possa avere, che è stato sempre un tratto distintivo, possa consolidarsi sempre di più. Ringrazio tutti gli amici presenti in sala, ringrazio gli amici che sono venuti da lontano e che premieremo tra poco. Come si diceva in apertura a questo nostro servizio, questo incontro è stato organizzato dalle due associazioni, adesso Catanzaro è Etica e Salute. Etica e Salute, ovviamente mai nome fu più consono alla tematica, no, di questo convegno con tanto di premiazione, perché alimentazione, ambiente, solidarietà per uno sviluppo sostenibile, no, rientra appieno, diciamo. Perfettamente, perfettamente, questo è il compito. Noi come associazione Etica e Salute ogni anno organizziamo un evento e appunto, come diceva lei, diamo dei premi a delle personalità, istituzioni, associazioni che si sono particolarmente distinti in quelli che sono, diciamo, gli ambiti in cui l'associazione opera, cioè appunto solidarietà, ambiente, sanità, salute. Senta, noi in genere quando incontriamo, lei è il presidente nazionale di questa associazione, sì. Ieri ci sono state una serie di manifestazioni lungo tutto il territorio italiano, per quanto riguarda ovviamente l'agricoltura, tanto per dare un esempio. Voi in che modo vi ponete rispetto a certe problematiche che poi vengono vissute ovviamente da migliaia, no, di operatori di settore? Sì, questo è un tema particolarmente importante. Noi, a dire la verità, abbiamo delle sezioni agricoltura, sanità, ambiente. Abbiamo un responsabile appunto per quanto riguarda l'agricoltura. Noi ci occupiamo della sanità in senso generale, quindi non soltanto della singola, non soltanto dell'agricoltura. Non v'è dubbio, è chiaro che monitoriamo tantissimo anche questo aspetto che è quello dell'agricoltura, tant'è che stasera viene proprio premiato il direttore generale del Ministero della Salute, che è stato direttore generale della sicurezza alimentare, in Italia, ed è stato il responsabile per l'Italia nella Comunità Europea, ha diretto il tavolo proprio di tutti i direttori generali. A noi fa piacere, perché poi sempre di più, diciamo la verità, che c'è stato un input straordinario venuto da Expo 2015 di Milano, no? Perché certo, con anche la carta di Milano, certo, il valore del cibo, la fame nel mondo, da qui, certo, a poco parleremo anche con un altro premiato di questo convegno, Etica e Salute. Stiamo maturando, ci stiamo dirigendo verso quella concezione, perché a fronte di questa crisi perdurante magari alcune volte viene meno anche l'interesse nel compiere quel passo in avanti verso appunto questa concezione nuova
che dovrebbe portarci a rispettare l'ambiente e tutto ciò che esso, grazie a Dio, ci offre. Ma noi questa è una sfida che stiamo facendo sull'ambiente, perché se distruggiamo l'ambiente noi distruggiamo proprio la vita dell'uomo. L'ambiente è una sfida importantissima, penso non soltanto per la nostra associazione, ma per tutti quanti. Se si distrugge l'ambiente, ridistruggiamo la società. È così semplice, però forse alcune volte purtroppo siamo noi stessi. Anteponiamo magari, ma non v'è dubbio, purtroppo siamo l'economia alla salute addirittura. È questo che stiamo cercando praticamente pure di combattere.